Abbiamo però degli altri elegantissimi componenti questa favola, prego. E finalmente tutti quanti sul palco, creature comprese, abbiamo i Pandemonium che accogliamo con un bel applauso. Sono i Pandemonium. Grazie ragazzi. Attenzione che ne dobbiamo fare un altro in apertura della canzone, perché anche i Pandemonium, come vedete, in tutta la loro straordinaria eleganza, che farebbero invidia all'altro possibile, la ringrazio, buongiorno, non gli chiedo se è il gatto o la volpe, perché si vede che siamo tutti vestiti da scemi, ma non è colpa nostra, dobbiamo anche in qualche modo rappresentare, far vivere una delle più belle favole del mondo, anche se dalle nostre facce, dalla mia perlomeno non si direbbe, da quella delle creature sì, la favola è facilmente intuibile, abbiamo lì una fatina, abbiamo qui un poverello, un compagno, un lucignolo, abbiamo qui il protagonista vestito che sta sempre così, come si è detto qui abbiamo la zona Desperados, questi sono i Pandemonium, prego! Ciliegia di legno, Geppetto fece un burattino, fatato che sembrava un bimbo, vero come gli altri, e lì. Lo chiamo Pinocchio, egli gli fece un bel vestito, andò a comprargli un libro, deve, prendendosi la giacca, ma che strano burattino, di legno, ma bambino che Thank you.
bene.